Medici e veterinari marchigiani fanno causa all'ASUR per condotta antisindacale in tema di rinnovo del contratto integrativo. Sentiamo Francesco Tomei. L'udienza davanti al giudice del lavoro è prevista per fine maggio e allora si discuterà il ricorso depositato da 8 sindacati di medici e veterinari contro ASUR e aree vaste. Motivo i contratti integrativi. Per i rinnovi sono stati stanziati 26 milioni e 500 mila euro, ma i dottori non vogliono firmare perché, sostengono, non è stata loro comunicata la suddivisione di quei fondi, che dicono potrebbero anche essere maggiori. Quando non ci sono dei conteggi chiari, quando non ti viene dato del materiale, sei propenso a pensare che ci sia qualcosa di poco chiaro. I sindacati paventano l'ipotesi che l'ASUR proceda unilateralmente alla firma dei contratti. Ma non ha sicuramente la parte sindacale dalla sua parte e noi onestamente andiamo a rappresentare una buona fetta della parte medica e veterinaria, il 74%, significa che se vanno a fare un accordo lo fanno con il 24-25% dei rappresentati. Tale accordo sarebbe impugnato, sottolineano le sigle che hanno depositato il ricorso, in un clima, quello della pandemia, che fa emergere le criticità del rapporto tra molti medici e l'ASUR. C'è stata la volontà di collaborare in emergenza. Dall'altra parte noi non vediamo dei grossi passi concreti per quanto riguarda la stabilizzazione e l'incremento dei concorsi per ottenere più personale medico e paramedico, perché poi se andiamo ad aumentare le strutture come quella di Civitanova, se non abbiamo poi medici da mettere è un po' portare via da una struttura e tamponare con altri colleghi.